La cruda è iniziata con mio nonno nel 1925, quando l'ha acquistata allora per una cifra da capogiro, 100.000 lire di allora, che equivarrebbe adesso a delle cifre in euro milionarie, indebitandosi oltre ogni forma di coraggio che possiamo avere. E sì. Poi è continuato con mio papà e mia mamma, che allora avevano qui annesso anche oltre al vino che si produceva in proprio, che si compravano le uve a Montegosto d'Asti, quindi si produceva anche il vino sciolto, è cominciata la produzione dei salumi, e quindi quando io ero ragazzina ho iniziato come soprattutto come merende, come piatti della tradizione valdostana. Poi si sono aggiunti qualche piatti caldi, sempre con alcuni piatti tipo la vapolarenza. Poi nel frattempo io sono cresciuto, ho fatto scuola alberghiera e quindi avevo introdotto altri piatti della tradizione come la fonduta. Poi abbiamo cominciato a elaborare una presentazione che non sia sempre nelle forme quelle abitudinarie, quelle classiche. Nel frattempo ho fatto delle stagioni in giro in Italia, anche qualcosa in Svizzera. In quell'epoca cominciava Gualtiero Marchesi con la Nouvelle Cuisine, e da lì c'è stata qualche influenza per riproporre la cucina con radici valdostane, con una presentazione, con un allestimento un po' più contemporaneo, un po' più in sintonia con i tempi, che sono i tempi